Buongiorno a tutti. Oggi vediamo come collegare una batteria aggiuntiva a questa batteria Bosch di questa e-bike, un'operazione che ci permetterà di guadagnare quasi il 50% in termini di autonomia. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. La batteria e-bike originaria sulla e-bike di un mio amico nel corso di 5 anni ha perso circa il 20% della sua capacità. Per ripristinare e aumentare l'autonomia di questa e-bike andiamo a fare questo intervento aggiuntivo di batteria esterna. La batteria a borraccia aggiuntiva sarà inserita sulla parte obliqua del telaio e collegata permanentemente alla batteria originaria. Due connettori XT60 tuttavia permetteranno di rimuoverla e scollegarla in qualsiasi momento. Per nascondere i cavi il più possibile dovrò smontare parte del telaio nella parte sottostante in modo da far entrare i cavi nel vano batterie. L'intervento presuppone la modifica della batteria originale Bosch per far fuoriuscire due cavi di collegamento alla batteria esterna. È necessario smontare questo connettore di alimentazione per il passaggio dei cavi. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di batteria con lo stesso voltaggio nominale, purché dotata di BMS. Nel mio caso si tratta di una batteria a borraccia da 36 V 5,5 Ah, pari a 200 Wh di capacità. Ma online potete trovare diversi tipi di batteria a borraccia, link in descrizione. La batteria originale Bosch, come dicevo all'inizio, si è ridotta del 20% dopo 5 anni di utilizzo. La sua attuale capacità è scesa a circa 400 Wh dalle 500 iniziali. Online è possibile acquistare tester di capacità per batterie e bike con ottimo rapporto qualità-prezzo. Per integrare questa capacità persa e aggiungere della nuova capacità e prolungare l'autonomia della mia e-bike, prima di effettuare l'intervento, vediamo come funziona questa batteria Bosch. Esaminiamo il funzionamento di una qualunque batteria da 36 volt con qualsiasi amperaggio, composta da 10 gruppi di 4 celle in parallelo, per esempio. Il parallelo ci permette di definire la capacità, gli amperora della batteria. La serie invece ci permette di definire il voltaggio della nostra batteria. Ora, una qualunque batteria da 36 volt per bike è composta da una serie di gruppi di celle in serie. All'uscita del pacco troviamo il BMS, che vi ricordo è il Battery Management System. All'interno di questo BMS abbiamo in pratica un interruttore che scollega la batteria dal carico ogni qualvolta si verifica un problema o sul carico o sulla batteria. Potrebbe esserci un'eccessiva corrente o un cortocircuito nel motore. Avere anche problemi nella batteria stessa, per esempio la batteria potrebbe essere in sottotensione. Ognuna di queste celle deve avere un voltaggio che deve essere non inferiore a 2,5 volt e non superiore a 4,2 volt. Questo range per ciascun gruppo delle quattro celle poste in parallelo deve essere sempre rispettato. All'interno del BMS esistono degli ingressi che monitorano e sono collegati naturalmente ai vari gruppi di celle in parallelo per monitorare proprio la tensione di ciascun gruppo. In caso di anomalia, il BMS interrompe la fornitura di tensione al carico. Questo concetto di funzionamento del BMS delle celle riguarda tutte le bike. Nel caso di una batteria professionale come la Bosch, tuttavia, all'interno del controller inserito nel motore è presente anche una centralina di comunicazione col BMS della batteria, che comunica attraverso tre linee di CAN bus aggiuntivo rispetto al positivo e al negativo presenti sul connettore di alimentazione. In caso di discrepanza tra la corrente comunicata dal BMS e quella erogata al motore, scatta un meccanismo di protezione che genera un errore ed interrompe l'assistenza in pedalata. Al verificarsi di questa anomalia, sul nostro display apparirà il codice di errore E550, che disabiliterà
la pedalata assistita. Se andiamo a collegare esternamente ai poli, quindi della batteria, una batteria a borraccia aggiuntiva, naturalmente deve trattarsi di una batteria da 36 volt, la centralina presente nel motore rileverà una corrente in ingresso che è maggiore della corrente comunicata in via ufficiale, diciamo così, dal BMS attraverso i tre cavi di comunicazione del CAN bus. Questa incoerenza tra la corrente comunicata e quella rilevata sul motore genera questo errore che impedisce il funzionamento del motore. Per ovviare a questo inconveniente, quindi per evitare questo errore, dobbiamo ingannare questa centralina utilizzando non questa configurazione all'esterno della batteria, ma dobbiamo andare semplicemente a collegarci direttamente all'interno della batteria con la nostra batteria aggiuntiva a borraccia. Attenzione! La condizione imprescindibile per collegare insieme queste due batterie è che devono avere lo stesso identico voltaggio. Quindi basterà caricarle completamente prima di collegarle. E questo per evitare che l'una si scarichi sull'altra, provocando anche il rischio di incendio. In pratica la batteria con voltaggio maggiore, un po' come avviene, diciamo, per il principio dei vasi comunicanti, si andrebbe a scaricare sulla batteria con voltaggio inferiore. E questa corrente notevole che si crea in questo punto può innescare un incendio. Quindi mi raccomando, non utilizzate questa configurazione se avete intenzione di collegare tra loro queste due batterie con voltaggi differenti. Dopo il primo collegamento ad equipotenziale, le due batterie si caricheranno e scaricheranno allo stesso modo e potranno essere ricaricate dallo stesso identico caricabatterie. La corrente di scarica e di ricarica delle due batterie dipende dalla resistenza interna di ciascuna di esse, che contribuirà alla scarica e alla carica in base al rapporto tra le due resistenze interne globali. Per approfondire l'argomento circa il funzionamento di una batteria e-bike, vi rimando al link qui in alto a destra. Qualora scollegassimo una batteria lasciandola a casa, per esempio, prima di ricollegarla dovremmo assicurarci che abbia lo stesso identico voltaggio di quella originale. Detto questo, apriamo una piccola parentesi sui diodi Schottky spesso collegati all'esterno delle batterie. Questi diodi si collegano in genere all'uscita del positivo di ciascuna delle due batterie e si congiungono verso il carico del motore. Possono essere contenuti in un unico involucro. Questa configurazione consente di collegare batterie con differenti voltaggi perché i diodi impediscono il ritorno della corrente verso la batteria a scarica. Sebbene possa essere utilizzata senza smontare le batterie originali, tuttavia prevede una perdita di potenza dovuta alla caduta di tensione sul diodo Schottky, che ha una giunzione di 0,2 V, per cui ad una corrente di 10 A, quella necessaria ad un motore per esempio da 350 W spinto al massimo, avremo una caduta di circa 2 watt su questo diodo. Volendo lasciare a casa la batteria aggiuntiva e non volendo perdere questa potenza, dovremmo bypassare il diodo con un interruttore da 10 A naturalmente, che ci consentirà anche di ricaricarla normalmente. Naturalmente non posso realizzare questa configurazione perché, per i motivi detti prima, non sarebbe compatibile con la mia batteria Bosch. A questo punto passiamo allo smontaggio della batteria originale Bosch per tirar fuori due cavi per il collegamento. Sull'involucro è presente un pulsante per la verifica dello stato della batteria, ma che in realtà non è comodamente accessibile. In chiusura del video vedremo come ho sistemato questa questione. Per il momento andiamo a svitare queste 250.000 viti presenti su questa batteria. Nello smontaggio prestate attenzione a non perdere questo pistoncino con relativa molla. La rimozione di questi sigilli in gomma invalida la garanzia sulla vostra batteria.
Ora che abbiamo rimosso la scocca, il pulsante del monitor è chiaramente accessibile. Per lo smontaggio è necessario sollevarlo, ma senza danneggiarlo. Non utilizzate un oggetto tagliente, altrimenti potreste danneggiare le piste flessibili in rame. All'interno di questa batteria è presente una guarnizione in gomma siliconica che dovrete stare attenti a non danneggiare. Idem per l'altro lato. Prima che me lo chiediate in tanti, vi ricordo che non effettuo questo tipo di interventi in conto altrui, ma se avete bisogno di una consulenza gratuita potete scrivermi all'indirizzo in sovraimpressione. All'interno, quattro bulloni sottili tengono insieme tutto il pacco da un estremo all'altro. Con l'utilizzo di una tavoletta in legno cerchiamo di spingere il pacco batteria fuori dall'involucro in alluminio. Con l'occasione possiamo anche andare a controllare i gruppi delle singole celle affinché abbiano un corretto bilanciamento, sia se tutti questi gruppi hanno lo stesso voltaggio. Ma il problema non si pone per queste batterie professionali perché hanno dei circuiti di bilanciamento automatico. Osservando la batteria, potremmo facilmente individuare i due cavi di fuoriuscita dei 36 volt che vanno al BMS, ai quali ci dovremmo collegare. Ma attenzione, si tratta di un collegamento senza la protezione del BMS, per cui dovrete prestare la massima attenzione ai cortocircuiti. Utilizzo il solito flussante liquido. Prestagniamo le due linguette per agevolare la saldatura. Due cavi rame da 2,5 mm quadrati, 40 cm di lunghezza, che dovremmo necessariamente isolare per evitare cortocircuiti nella fase di montaggio. Ricordatevi di prestagnare sempre tutti i cavi per una saldatura ottimale. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per acquistare gli attrezzi e i materiali utilizzati in tutti i miei video, acquistando dei quali contribuirete al mio canale. Per far fuoriuscire questi due cavi dall'involucro della batteria, dobbiamo necessariamente forare l'involucro in plastica esterno. Reinseriamo la batteria nel suo involucro, rispettando la posizione del pulsante del monitor batteria e stando anche attenti a non schiacciare questi due cavi. Per agevolarci in questa operazione potete anche spruzzare del WD-40 all'interno del contenitore in alluminio. Con del Bostik vado a ripristinare il pulsante del voltaggio batteria. E a reinserire l'altro tappo della batteria avendo l'accortezza di far passare i fili di uscita. Non stancherò mai di ribadirlo, quando manovrate questi fili prestate la massima attenzione a non creare cortocircuiti perché vi è il serio rischio di esplosioni o di incendi. Con le batterie al litio non si scherza. A questo punto occupiamoci di ripristinare il pulsante del monitor batteria, allargando il diametro di questo foro per adattarlo ad un rivetto in alluminio opportunamente tagliato per fungere da leva di comando. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Non dimenticatevi il pistoncino a molla sulla maniglia. Beh, direi molto meglio di prima. Riavvito le 250 viti mancanti per il montaggio e vado ad installare il connettore XT60, rispettando la polarità sulle plastiche ed evitando il cortocircuito. Abbondate con lo stagno, ma non con la temperatura. E non dimentichiamoci i due termorestringenti. E a questo punto la nostra batteria sarà pronta. Verifichiamo il collegamento diretto alla 36 volt.
Prima di effettuare il collegamento, vi ribadisco ulteriormente la verifica della tensione delle due batterie affinché sia la stessa, in modo da evitare problemi. Questa tensione deve essere identica per entrambe le batterie. Per far passare i cavi, dobbiamo svitare queste due placchette laterali e anche il connettore di alimentazione. Inseriamo un cavo lungo un metro a cui avremo avuto l'accortezza di saldare un connettore XT60 dall'altra parte. Per far passare questo cavo ho dovuto per forza di cose smontare il connettore centrale, ma è facilmente rimontabile con un po' di pazienza. Passato il cavo ho saldato all'altra estremità un connettore XT60 femmina. Fissata la batteria al telaio con l'utilizzo di fascette in plastica e in ferro, è il momento di effettuare il collegamento. A tal fine ho riposto i due connettori XT60 maschio-femmina all'interno del vano della maniglia portabatteria. Prestate attenzione in questa fase a non schiacciare e cortocircuitare questi due fili all'atto della chiusura. Mi assicuro anche che la batteria sia fissata in modo stabile e saldo per evitare problemi durante la marcia. A questo punto, per verificare la bontà dell'intervento, non rimane che fare un giro di collaudo per questa e-bike modificata. Il motore funziona regolarmente, senza alcuna anomalia e senza alcun codice di errore sul display anche dopo diverse ore di utilizzo. Proviamo a fare due conti sull'autonomia con la batteria originale ridotta per l'obsolescenza a 400 wattora e l'extender da 200 wattora. Abbiamo un incremento di autonomia in base alla nostra percorrenza di circa il 50%. E dopo diversi mesi di utilizzo, la e-bike, a detta del mio amico, non presenta alcun tipo di problema e funziona alla grande con autonomia maggiorata. In questa configurazione potremo ricaricare entrambe le batterie contemporaneamente con l'utilizzo del caricatore in dotazione. Naturalmente i tempi di ricarica aumenteranno della stessa percentuale. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete like qui sotto. Come al solito io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.